Buongiorno a tutti! Scusate la testa, effetto orribile, però che se ne frega. Vado in mezzo alla montagna. Oggi siamo a un posto che si chiama Untient. Guardate questo qua, proprio un parcheggino che parcheggi, poi scendi. Adesso vi porto in questo posto. Buongiorno! Siamo qua in il Po Clan, questo qua, come vedete è così, vi è il cane, ma noi non ce ne frega niente. Questa qua è la mappa, puoi portare via il cane, mascotta controllata, devi stare in silenzio, non devi fumare, vorrei proprio vedere quanta gente non fuma. E non devi buttar via ovviamente le cose, accendere il fuoco, non puoi toccare le piante. Guardate le cose che si possono trovare. Andiamo! Guardate gente! Wow! Bello! Bello, bello! Che belli, mamma mia, se ci fosse una bella giornata mi sarei già lanciata, annegherei, però va bene, mi lancerei comunque. Wow. Bello, bello, bello. La fortuna tra l'altro che non c'è nessuno. Oh, guardate le colombe lassù. Sì, guarda. Bella, più bonito. Oh. Bella, passata, lì. Ah. Che no, teneri. Guardali. Anche, guarda gli uccellini là dove c'è il rosmarino. Sì, bello. Cali di qua. Mami. No? Mami! Brava, poi, aspetta, aspetta! Mami! Vieni di qua, corri! Cali! Di qua, mami! Mamita! Di qua! Andiamo di qui! Brava, Cali! Brava, patata! Andiamo qua sotto! Dai, andiamo di qua! Vieni! Scendi! La mia bambina intelligente! La macchina l'abbiamo lasciata lì, guarda che bello. Questo si trova comunque la direzione Alicante, sta nella comunità valenciana, però direzione Alicante. Wow, eh? Wow. Ma guardate, non è proprio, è una specie di fiume, questa è una specie di diga, un po' asciutta. Guardate. Guardate la scalata che c'è di là. Questo qua è un mulino, vedete? È spettacolare. Comunque qua, come vedete, divieto picnic, divieto pescare e tutto il resto. Comunque molto organizzato, molto bello, veramente veramente bello.
e pulito anche, non è per forza, non hai gente che ne giustifica tutte ovviamente pulito perché non c'è gente con lo sporca, guarda guarda la pazza. No, veramente fatto bene, come vedete qua, guardate questa acqua che arriva sicuramente dalla montagna, vedete che hanno fatto la passerellina. Fa veramente freddo, io sono super leggera, fa freddo, veramente, io super leggera perché ho detto ma sì dai, magari fa sempre comunque freddo, cioè un po' di caldo, sto morendo, sto congelando. E siamo a maggio, fine maggio, guarda. Guardate che bella. Scusate la pettinatura super elegante. Allora, abbiamo fatto un bel pezzo a piedi. Ci siamo un po' staccati da riva. Andiamo Kelly, vai. Vai mami, vai. Facciamo questo percorso per scendere giù, per scendere. Tre. Gli asparagi li adoro. Andati di là, ma sinceramente non si arriva da nessuna parte. Arrivo un punto, abbiamo trovato un tizio che stava lavorando, ci ha detto che comunque sali verso la montagna, però non c'è niente, c'erano delle case. Però guardate. Abbiamo fatto, mangiato un panino di là, andiamo dall'altra parte, saliamo, sai dove stanno salendo quei ragazzi là, facciamo quella rotta dall'altra parte, col sentiero. Guardate che bellezza. E adesso salerò fino a quando sarò nuovamente al nostro destino. Mamma mia. Salite un pezzettino di strada, guardate che bellezza. Come sapete sono una ipersportiva. Un'altra area picnic. Oh, guardate che bella. Andiamo a far vedere. Mi sa che comincia a piovere. Fa freddo. Alla signorita. Magari di qua si vede meglio. Guardate che bellezza, veramente un posto che ne vale la pena visitare. Guarda qua, ah, guardate, sono chiusi. Ah, guardate, sono dei forni. Il forno di Kals. Bello. Allora, il Poclar. Le stesse che abbiamo visto sotto, però qua ti dà tutta l'indicazione. Noi siamo qua e ti dà tutta l'indicazione, sono 2 chilometri. Abbiamo lasciato la macchina parcheggiata qua. Bello. Fino a dove c'è la strada.
però vedo che comunque il sentiero non c'è indicazione, non so se ci porta da qualche parte, però io arrivo a un certo punto. Passiamo per qui, mi ramo che hai. Passiamo di qua e vediamo, se no torniamo indietro perché non ho le scarpe da trekking, quindi non vorrei mai col giro. Adesso stiamo scendendo. Strano che Cali non è entrata a fare il bagnetto. Guarda i pesciolini. Bello veramente. La gente ha lasciato la corda qua per lanciarsi nell'acqua. Bellissimo, prima si stava muovendo. Qua finisce. Non c'è niente qua. La gente. Questo posto è veramente molto bello, scusate, mi sono castrati le cose, dovrei tornare a casa a farmi una maschera per i capelli. Comunque, spero che vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento e potete chiedermi quello che volete. Comunque nella descrizione vi lascerò la posizione su Google di questo posto, veramente ne vale la pena. Per fare un senderismo o delle rotte non è proprio il massimo, io ne ho fatte tutte e due, sia da questa parte che da questa, durano 10 minuti, quindi non è per camminare questo posto per fare un picnic con le famiglie, per fare il bagno, è molto bello, anche se è vietato fare il picnic, però comunque quando ci sono le belle giornate credo che qua sarà esplotato, come dicono qua, di gente. Bella gente, scusate la conciatura, però quello che c'è. Ciao, alla prossima. Ciao belli.